Sì, ci tenevamo molto a iniziare la stagione con le nuove maglie, con lo sponsor ufficiale, con me sponsor, con co-sponsor, quindi siamo riusciti al limite proprio stamattina alla presentazione e più tardi la partita. Ho detto poco fa, sono molto contento di quello che abbiamo fatto, voglio ancora una volta ringraziare SP e ricordare il Cavaliere che è stato più che uno sponsor, è stato un padre per tutti noi. Ci ha accompagnato per 16 anni anche il nipote Orazio, ci è stato molto molto vicino. Abbiamo fatto questa scelta perché volevamo assolutamente portare sulla nostra maglia un prodotto nostro e sono veramente felice di esserci riuscito grazie al Presidente della Regione, al Presidente del Consorzio. Speriamo di poter fare tanti anni ora con questi marchi. Si incontrano due eccellenze della Sicilia, possiamo dire. Sì, per me sì, io come sapete, ho detto poco fa, sono anche un produttore, per cui per me è un ulteriore motivo di soddisfazione. Avete parlato anche di iniziative che potrebbero in qualche modo servire a promuovere ulteriormente il marchio anche al di fuori dei confini della Sicilia. Ma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo perché ho detto il calcio è un veicolo importantissimo, se il consorzio, e credo che lo farà, ci dà la possibilità di poter portare in giro anche il prodotto durante le partite che facciamo fuori, sicuramente il risultato sarà ancora più eccezionale. Senti, parliamo di mercato, la situazione di Gomez. Gomez, abbiamo detto noi oggi è il 18, domani è l'ultimo giorno, come dice qualcuno la deadline, come siamo abituati a questa frase. E siamo vicini, dopodiché il mercato del Catania si è chiuso, quindi non uscirà, non andrà via più nessuno, tranne i ragazzi che abbiamo già detto che devono andare a giocare da qualche altra parte. Io ritengo che a questo punto è difficile che arrivi un'offerta importante per Gomez, quindi immagino che rimarrà a Catania anche per l'anno prossimo, Queste voci per sulle quest'anno. Vargas. Infondate, non abbiamo motivo di prendere nessuno, non stiamo vendendo nessuno, abbiamo aggiunto Lucas Castro, quindi siamo abbastanza coperti, non abbiamo bisogno più di altri giocatori. Presidente, queste sono ore di grande soddisfazione e grande felicità come presidente del Catania, ma sono anche ore delicate sul versante Wingett. Sì, è una vicenda delicata, una vicenda importantissima che ha delle precise responsabilità che però verranno come capita sempre riconosciute fra qualche tempo. Nel frattempo noi abbiamo l'obbligo di cercare di portare avanti un progetto. Ci siamo presi qualche giorno di tempo rispetto alla proposta del Ministro di attingere alla Pro Tibis, la legge che prevede il commissariamento dell'azienda, perché credo che abbiamo delle vie alternative, però non abbiamo molto tempo a disposizione, quindi nei primi giorni della prossima settimana, entro mercoledì, credo che diremo chiaramente quali sono le strade, o riprendere l'attività attraverso anche una nuova società, oppure accettare la proposta del governo, che è quella della ricorrere alla legge Pro Tibis. Vediamo un attimino in un paio di giorni, perché la cosa più importante in questo momento è salvaguardare, al di là delle, ripeto, delle responsabilità che sono precise e notevoli, salvaguardare il più possibile i posti di lavoro, e soprattutto creare meno disagi possibile ai passeggeri, che è la cosa, diciamo, più brutta che c'è in tutta questa vicenda. La Wingetto, la storia è chiusa oppure no? Io mi auguro di no per il bene della Sicilia. Ora io faccio l'imprenditore, non il filantropo, però credo che un'azienda di importanza, un'azienda assolutamente importante per il nostro territorio, perché, non, ripeto, non sparisce eventualmente, speriamo di no. Un'azienda che dà lavoro ed è sempre grave quando ciò accade, sparisce una parte importante della nostra economia, un'azienda che ha fatto viaggiare 20 milioni di persone in questi anni con prezzi e tariffe assolutamente accessibili, è stata una risorsa fondamentale per il nostro territorio, sia per quanto riguarda il turismo scolastico, il turismo di tutti i generi. Dai per la Sicilia, quindi speriamo di riuscire invece a trovare una soluzione che permetta all'azienda di continuare a lavorare. Allora, i 500 lavoratori naturalmente sono stati già adeguatamente tutelati perché sono andati in cassa integrazione, per cui dal punto di vista della retributivo non hanno grandi, diciamo, problematiche. È chiaro che
e mancare il lavoro sembra una cosa importante, perché ritrovarsi a casa dall'oggi al domani e non fare niente, anche se poi in qualche modo dal punto di vista economico ti arriva a casa lo stipendio, non è bello. Quindi loro sanno cosa abbiamo fatto noi per l'azienda e cosa stiamo facendo per salvare l'azienda. Nonostante questo non è stato possibile, perché ci è stato assolutamente impedito di farlo, ma ripeto, di queste responsabilità se ne occuperà chi di dovere. E quindi, ripeto, la volontà di salvare in qualche modo l'azienda vale anche naturalmente per i lavoratori. Perché la rottura della trattativa così improvvisa con l'Italia? Esattamente cos'è accaduto? Questo, diciamo, io non vorrei più parlare di questa cosa qua. Ho detto già che un giorno si capirà cosa è successo veramente. Lo dico io, posso essere di parte, non mi vado a fare il gradasso come ha fatto qualcun altro prima di entrare a parlare nel tavolo ministeriale, non mi va di farlo, non è nel mio costume farlo. Facciamo parlare le carte. Fra qualche periodo si saprà esattamente cosa è successo e chi ha le responsabilità e chi deve pagare per quello che è successo. Grazie.